giornata bellissima, 4 giorni ancora di duro lavoro, però è stato emozionante. Ancora una volta la società Ligure comunque ha confermato di essere ad altissimo livello. Cosa significa andare alle Olimpiadi e sapere di portare una gran bella fetta di Liguria e di Savona in particolare? Beh, per me è una grande emozione e sinceramente tutto questo è il coronamento di 30 anni di lavoro, che prima era soltanto un lavoro che era riconosciuto in Italia attraverso la mia società. Adesso tutto quello che abbiamo fatto a Savona è stato portato nel mondo, che ha dato dei risultati incredibili, cioè una qualifica inaspettata, e quindi sono veramente orgogliosa. E voglio gridare a tutti che quello che ci ha fatto fare il salto non c'era una tecnica speciale, un lavoro speciale. E prima di tutto c'è l'umiltà, la passione e le regole che mi ha insegnato i miei nonni, i miei genitori, di umiltà. E questo l'ho trasferito agli atlete, credendo che solo questo ti può riportare i risultati. Ci sono riuscita e sono orgogliosa. Tutto lo sport trasmette valori, il sincronizzato in particolare direi che quelli che citavi, impegno, lavoro, sacrificio, umiltà, passione, ce li ha scolpiti, no? È proprio una grande scuola di vita. Sì, una grande scuola di vita, e quello che io credo è mettersi in discussione, cioè non dare mai responsabilità ad altri, cioè prima di tutto bisogna vedere se abbiamo lavorato bene e soprattutto fare gruppo, cioè non, per me è stato importante riuscire a... Cioè, nonostante commissario tecnico, il mio ruolo è quello di mettermi in prima a lavorare e fare le cose anche manuali, proprio per dimostrare che tutti dobbiamo essere uguali, e per me questo è veramente importante. E per me questo è come una medaglia, il fatto di aver riuscito a trasmettere questi valori. E devo dire che anche alcune ragazze, che all'inizio ovviamente non puoi piacere a tutti, che comunque non credevano, cioè, al mio modo di lavorare, eccetera, eccetera, perché avevano inculcato un'altra mentalità. E il fatto che mi hanno riconosciuto e ringraziato del lavoro che ho fatto, per me, sono una che non si emoziona facilmente, ma mi hanno fatto veramente emozionare. E quindi è un augurio che faccio a tutti, non solo a quelli che fanno sport, a quelli che lavorano, a quelli che studiano, e anche un po' al mondo della politica, che insieme si può fare tanto, non ci sono colori, non c'è niente, cioè soltanto in un gruppo di lavoro si riesce ad arrivare in alto.